Pessotto contro l'Atalanta, tornato alla grande sulla fascia sinistra, è pronto a calcio di punizione, movimento in area, parte cross, è pericoloso, messo fuori Dangotti, pasticcio e gran gol, proprio Porrini, controllato da Le Guin che poi va alle parti di Del Piero, tutto è pronto, vedete Le Guin e Del Piero, un abbraccio tra i due, parte cross, pericolo Padovano, gol! È il raddoppio, Padovano è grandino ed entra Kennedy, attenzione, parte il cross, recupera ancora Zidane, è un tiro cross pericoloso, gol, è il terzo, è il terzo, è stato Ferrara a svettare su tutti i difensori francesi, non particolarmente duro questo fallo, ma insomma un fallo comunque evidente. E io è sempre pericolosissimo su calci piazzati, ancora una volta Zidane. Zidane basso, quasi autogol, Lama, Padovano, gol! 4! Per Uti perché è stata strepitosa, ha avuto un riflesso eccezionale, il portiere bianconero. Rivediamo un po', deriva al Dess. La palla è andata addosso, probabilmente forse ha toccato. Ma... sì, probabilmente ha toccato là un po' il braccio di Torricelli, ma assolutamente involontario e poi non era neanche determinante secondo me. Calcio di rigore per il Paris Saint-Germain, quasi 7 minuti di gioco, Raí contro Peruzzi, attenzione, si infiamma il pubblico, attenzione, parte Raí ed è gol, Raí 4-1, accorcia le distanze per modo di dire, e adesso però sembra voler tornare sulla falsa riga degli ultimi tempi, sbagliando molto, Lombardo, Lombardo mette dentro. Finalmente arriva il quinto gol, era nell'area da diversi minuti. Leonardo, Del Piero, Del Piero lo salta, doppio tunnel, Amoruso, Amoruso, sinistro, e rete. Ancora la Juve in gol, gran gol di Amoruso.